Benvenuti nel nostro spazio di informazione, ma anche e soprattutto di approfondimento. E oggi l'approfondimento è culturale. Accanto a me c'è il torinese Roberto Zivetti, anche se appunto cittadino del mondo. Benvenuto attore, regista, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, guardavo sempre GRB quando ero E piccolo. anche adesso, Anche adesso, ovviamente. No, scherziamo. io guardo molto poco la televisione perché lavoro come un matto 16 ore al giorno. Personaggio molto noto nel mondo del teatro, soprattutto, ma insomma anche in TV e anche al cinema, sono molti i suoi lavori, ma partiamo dall'attualità, come fanno sempre i giornalisti. Allora partiamo dalla Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso al Teatro Stabile, protagonista. Che cos'è questa Gerusalemme Liberata? La Gerusalemme Liberata è il terzo poema della letteratura italiana, diciamo, dopo la Divina Commedia, l'Orlando Furioso e la Gerusalemme sono un po' i due dioscuri, cioè i due, diciamo, colonne del nostro immaginario, dove, diciamo, il nostro impianto della controriforma, cosiddetto, no? Questo impianto molto severo, che, diciamo, informa poi tutta la nostra cultura fino ad oggi, si mischia con questo magnifico profano che viene dalla Grecia classica, il nostro dorato Rinascimento. Si può dire quando abbiamo dato il meglio di noi Senza dubbio. come nazione. Ma la Gerusalemme liberata non lo sapevo nemmeno io, che l'ho scoperta, diciamo, per caso, nel senso che io avevo fatto con Luca Ronconi nel 94 Aminta, cioè che è la favola pastorale. Queste qua sono immagini di Gerusalemme, quelli dietro Celeste Gugliandolo e Giorgio Mirto alla chitarra, questo è durante una sessione di registrazione. Portano delle musiche straordinarie. Abbiamo lavorato su tre temi: una canzone corsa, una canzone greca e una canzone araba, proprio per raccontare questo spirito del Mediterraneo. Celeste, Giorgio Mirto, docente di chitarra e compositore bravissimo, è docente a Monopoli adesso. E Celeste Gugliandolo, assieme a suo fratello Dino Gugliandolo, che è con noi in questa versione, che si occupa dei suoni e dell'elettronica, compongono con altri due i moderni, anche Fabio Perretta, ecco, loro non è con loro, non nello spettacolo, ma ad esempio sta facendo il Peter Pan con il Teatro Stabile. E qua cosa fanno? Portano delle musiche polifoniche perché loro sono i moderni ed erano arrivati in finale a X Factor numero 5 e fanno un enorme lavoro con Alessio Foglia, che si occupa del suono, che finisce per essere anche lui coautore, e insieme anche a Dario Gargiulo, scusate, che è il disegnatore luci, e Tulina Andreoni, che è la nostra aiuto regista, e Patrizia Gilli, che ha fatto dei magnifici costumi. E tu che cosa fai? Io canto l'arme pietosa del capitano, che il gran sepolcro liberò di Cristo. Io faccio proprio il poeta, entro con questi pantaloncini a sbuffo e facciamo una cosa un po' tra un rinascimento rock che vorremmo proporre. E canto proprio il poema. Canto significa recito in forma metrica e canto una serie di episodi che ben raccontano la folgorante lucidità di Tasso, che a 23 anni scrive una roba che inizia, solo per farvi un'idea, con Dio che guarda in Siria quello che capita. E Ecco. poi va avanti dicendo, alla fine è la storia di una fanciulletta che il diavolo, in quanto se Dio sostiene i cristiani, qualcuno dovrà sostenere i musulmani, che sono simbolicamente antagonisti, non sono cattivi. Simbolicamente della storia, lui dice, è un simbolo questa lotta, una lotta dell'anima in cerca della propria liberazione. E la storia di fatto è la storia di una fanciulletta di 16 anni, assai procace, molto gnocca, come si dice, che viene inviata dal diavolo a sedurre tutto l'esercito crociato. Di qui una roba, io la chiamo infatti Sex and the Desert, una serie di robe su sesso e potere, tecniche di seduzione femminile, niente da invidiare né alle soap, né soprattutto ai film fantasy. Ci sono una serie, era quando è stato pubblicato, lui era in prigione perché aveva denunciato se stesso e la corte estense all'Inquisizione, ma divenne famoso come sarebbe famoso oggi Guerre Stellari, e dà l'immaginario a tutta la pittura europea del 600, 700 e 800. Quindi, visto che si fa anche, naturalmente sulle serate, ma poi anche davanti alle scuole, no? Sì, oggi con le scuole è stato E fantastico, che perché cosa poi è di. dicono? Non dicono, ah, vabbè, ma è quella roba che si studia a scuola, E che invece noia. io gliel'ho presentato un po' prima, e quando capiscono che si parla di una ragazzina di 16 anni, si parla di guerre, di cavalieri, che è proprio uguale a Game of Thrones, insomma, a queste serie fantasy che vanno così tanto oggi, niente da invidiare a Hunger Games, a questi posti, ci rimangono e dicono wow, tant'è che gli facciamo capire che l'ottava in realtà è quella che usa Jovanotti. L'ottava è quella di Blowing in the Wind, la prima strofa di Blowing in the Wind è un'ottava. E poi canto l'arme pietosa del capitano. Oh,
che è il gran sepolcro, il libero di Cristo. È la base. Infatti Stasso diceva che lui amava più le ottave contadine, che gli sembravano improvvisate, come il freestyle di oggi che si reppa, insomma. Si reppa un'ottava sola, purtroppo. Io la farei tutta. Quelli sono Rinaldo Armida nel quadro di Poussin. Ecco, adesso poi ce la fanno anche vedere meglio. Vedi? Si vedono le mamme acerbe e crude, come si dice. Dietro c'è Amore che sta facendo pasticci e lì c'è Rinaldo, completamente immambolato dalle grazie di Armida. E qua torni tu. Senti, adesso però, questo è lo spettacolo, diciamo fino a quando? Solo più stasera, ma okay. Noi combatteremo per farlo nuovamente, soprattutto per le scuole, perché lo consideriamo una specie di piccola chicca. In un'ora e mezza, io manco la conoscevo, la Gerusalemme. E poi andate in giro? Vediamo, vorremmo andare in giro, teatri dell'Italia e del mondo, fatemi sentire. Bene, Senti, allora abbiamo detto torinese e poi che cosa hai fatto nella vita? Come sei arrivato a Torino di nuovo, ma dopo aver fatto un bel giro? Allora, stamattina sono andato all'Alfieri, dove ero peraltro andato 3 giorni fa a presentare il poema e sono entrato nella seconda E, che era la mia classe, di un tonfo al cuore. E oggi nell'Aula Magna, dove io ho debuttato a 16 anni, nelle Baccanti di Euripidi, c'era niente meno che il sindaco Fassino, che ha fatto una bellissima lezione magistralis ai ragazzi su come preparare la città alla paura del terrorismo che verrà. È stato molto specifico, ha raccontato il terrorismo dalla fine 800, poi quello di destra, quello di sinistra, poi quello globale di oggi, ed era nella stessa Aula Magna dove io sono cresciuto e ho raccolto, diciamo, gli assunti culturali. Poi io sono partito molto giovane, ho fatto la Scuola Nazionale brevemente perché ero molto inquieto. Luca Ronconi mi ha preso a fare Gli Ultimi Giorni dell'Umanità, uno spettacolo mostro fatto al Lingotto sulla Prima Guerra Mondiale, e da lì poi ho avuto la fortuna di essere chiamato da Streller al Piccolo. Streller era un enorme, questi che con Paolo Grassi hanno concepito il teatro come operazione di cultura e non solo di intrattenimento, per creare un teatro nazionale che agisca sul territorio. E poi dopo Streller, Gruber, e poi ho avuto la fortuna di incontrare Bertolucci, con cui ho fatto Io ballo da sola. C'era Liv Tyler, leccavo l'ascella a Liv Tyler, secondo le indicazioni del maestro. Questo per dire dove porta un curriculum importante. Dove porta un curriculum importante? C'era Jeremy Irons, Jean Marais, Nolan McKenzie nel Cusack. E poi ho fatto ancora Radio Freccia. Avete presente quel personaggio che dice quelli come te finiranno, quello lì, quello proprio un po' cinico, per usare un eufemismo? Sì. Ecco, quello lì, Boris, poi ho fatto Nei 100 passi con Marco Tullio Giordano, faccio il capo della comune, quello che insomma... Poi non ho sonno con Dario Argento, in cui mi esplodono la testa. Dario, quando abbiamo fatto quella scena, diceva, sai, ho provato a farla con l'occhio che arrivava proprio sul vetro e poi colava, ma era un po' trash. Non si ha mai, per chiarità. Poi adesso ho fatto il Pasolini con Abel Ferrara e Willem Dafoe. Grandi cose, molte anche serie, gente con gran testa, serie televisive anche, che poi insomma, ho fatto Incantesimo, il super cattivo che si chiamava Helmut, erano tutti buonissimi, questo arriva cattivissimo, infatti. Beh, tutti se lo ricordano, però anche la Rai se lo ricorda e dice che sono inquietante, per cui insomma, devo fargli capire che se mi danno un ruolo comico sono comico, sai, se fare mi danno il ruolo, un ruolo sai fare, esatto, ho capito, esatto. Speriamo, l'attore fa quello che ovviamente quello che gli viene richiesto, se lo fa più o meno bene poi dicono no, allora pensate che l'attrice che aveva fatto Qualcuno volò sul nido del cuculo, vi ricordate questa attrice, questa cattivissima caposala? Sì. Ha preso l'Oscar e poi non ha mai più lavorato perché era troppo cattiva. Ma pensa, questo si chiama typecasting, cioè casting tutto uguale, no? Funzioni per quello, allora i prodotti vengono fatti per avere vendibilità. Però se pensiamo ai grandi attori, Dustin Hoffman ha fatto di tutto. Cattivo, buono, erano altri anni, era Dustin Hoffman. Abel Ferrara, in questi giorni che io gli ho detto, ogni tanto gli racconto delle difficoltà, dice, you're out of work? Non lavori? Welcome to the club. Cioè sarebbe benvenuto nel club. Lui diceva, se oggi le cose fossero... Insomma, 20 anni fa le robe erano molto diverse, altrimenti io non avrei fatto questo mestiere. Dice, fai come Bob De Niro. Bob De Niro cercavano una negra, una donna nera di 25 anni, lui si presentava comunque, sia mai che ne usciva, dovunque, casting ovunque, ed è un buon consiglio, secondo me. Insomma, non essere troppo così a punta. No, non stare troppo in punta di... Bisogna essere come... essere un po' rock and roll, è importante seguire se stessi. Oggi è molto difficile, perché appena
cerchi di dire una roba e dici non sono d'accordo, e non abbiamo tempo, adesso è un momento pratico, dobbiamo fare cose, non abbiamo tempo per il confronto. È pericolosa questa roba qua, perché il confronto è la base dell'intelligenza collettiva. Senti Roberto, purtroppo siamo già in chiusura, ma è Lehman Trilogy, qualcosa dobbiamo dire? Lehman, sì, veniamo a Torino in autunno, spettacolo straordinario, gran regalo avuto da Luca Roncone, che dopo 20 anni mi ha chiamato e mi ha trattato con grande severità dicendo: t'ho detto delle cose 20 anni fa, non le hai ancora capite, o le capisci entro la prima o non va bene. Io ho terrorizzato per 40 giorni, poi 10 giorni prima hanno iniziato a dire così è giusta. Io ho incominciato a respirare e devo dire che fare Lehman Trilogy per me è come andare in laser, sapete, per la vela, la sera, quando c'è il vento di lasco, non fai fatica. Lo farei 8 volte di fila e sono contento che veniamo qua. Faccio Herbert Lehman, il cugino che dice, la cui chiave è non sono d'accordo. E Luca diceva sempre, non è non sono d'accordo, così sei petulante, sembri un 68ardo, ma è non sono d'accordo. Ecco questo. E ultima domanda, scema come quelle che fanno i giornalisti in questi casi. Evviva. Ovvero, che quale ruolo avresti voluto interpretare o quale ruolo vorrai interpretare? Qual è il personaggio che ti piace di più da fare, indipendentemente dal film o spettacolo? Ma a me piace molto la commedia di tipo inglese. Per esempio, se mi desse un ruolo tipo quello di Hugh Grant in About Boy, mi riterrei più che soddisfatto. Ho sempre pensato che mi piacerebbe interpretare un musicista, perché sono il violino come hobby, ma per l'immaginario, diciamo, romantico, sì, che si porta dietro, e un giardiniere. Un giardiniere perché? Perché ho la passione per la botanica e di nuovo ritengo che sia. Avete presente Oltre il giardino di... Certo. Un gran capolavoro, Peter Sellers in quel film, come d'altronde il Dottor Stranamore, sì, e in Hollywood Party. È il modello, sono tanti modelli, per fortuna oggi giovani e anziani abbiamo una pletora di attori straordinari a cui ispirarsi, secondo me. Bene, grazie allora a Roberto Zivetti, in bocca al lupo per la sua carriera, anche se mi pare che sia bisogno, insomma, in bocca al lupo si dice sempre, in teatro si dice altro, ma qui non possiamo dirlo perché siamo in televisione. A voi tutti un buon proseguimento, grazie ancora Roberto. Buona giornata.